Buongiorno a tutti, siamo in compagnia del professor Capizzi, direttore dell'Executive Master in Corporate Finance and Banking dell'ASDA Bocconi. Professor buonasera. Capizzi, buonasera. Qual è l'obiettivo del vostro master esecutivo? Ma sostanzialmente il nostro obiettivo è quello di creare una figura e una professionalità di cui oggi si avverte molto l'esigenza nel mondo del lavoro, nel mondo delle imprese, nel mondo delle banche, cioè creare dei professionisti che possiedono una conoscenza molto evoluta sia degli strumenti, delle tecniche e dei modelli di finanza aziendale ordinario e finanza straordinaria, sia possiedono una conoscenza dei prodotti, degli strumenti, dei servizi che le banche, gli intermediari e i mercati offrono per cercare di risolvere problematiche non solo di tipo ordinario ma anche di tipo straordinario che le imprese hanno. A livello di destinatari, quindi, quali sono i profili professionali che possono essere più interessati a questo master? Ma che innanzitutto abbiano una seniority sviluppata dopo anni di esperienza lavorativa, abbiano voglia di approfondire la conoscenza della finanza, ripeto, finanza a supporto delle scelte strategiche e operative delle imprese, vogliono investire su se stessi attraverso la scelta di un prodotto formativo che consente di abbinare non solo formazione specialistica tecnica ma anche soft skills manageriali, perché ricordiamo che un professionista executive è un professionista che oltre a un solido bagaglio di competenze tecniche deve anche possedere al massimo grado competenze di tipo relazionali nonché di project management. Giustamente, ma a livello di metodologia didattica che tipo di strumenti utilizzerete? Ma la didattica, dobbiamo dire, è una didattica che è estremamente coerente col taglio evoluto e senior dei partecipanti che noi selezioniamo, e quindi si alternano da un lato le lezioni più tradizionali di didattica frontale, ma sono integrate con momenti di approfondimento collettivo, sono integrate con esercitazioni, case studies, e dunque in questo senso l'aula viene più utilizzata come una palestra, come un laboratorio in cui confrontarsi su problemi operativi che sono concreti, sono reali, e questa didattica viene poi integrata dall'utilizzo della piattaforma di distance learning che noi abbiamo e che serve per in qualche modo mantenere costantemente sul pezzo e in tensione, diciamo, i partecipanti al programma. Posso chiederle in termini di tempi e orari quali sono le caratteristiche, visto che si tratta di un master executive? Sì, diciamo che il programma è strutturato in modo da consentire appunto a un executive di continuare ovviamente a svolgere la propria attività lavorativa e trovare anche il tempo per investire su se stesso. E dunque il programma prevede lezione per 3 giorni la settimana nell'arco del periodo di durata dello stesso, che è di 15 mesi. Le lezioni sono solitamente lunedì, martedì e mercoledì a Milano, alla sede della ASDA Bocconi, dalle 19 alle 21. E una volta al mese, in genere il venerdì o il sabato, è previsto anche un giorno d'aula full time, 8 ore qua in ASDA Bocconi, sulla base e coerentemente con i seminari executive che noi quotidianamente abbiamo, e questo, lo ripeto, per l'intera durata del programma, quindi 15 mesi. Ma secondo lei, dovendo riassumere, quali sono i punti di forza di questo master? Ma i punti di forza, secondo me, sono, e mi sembra assolutamente importante in questo periodo, il voler creare una professionalità di cui oggi c'è tanto bisogno, che sappia cioè gestire le problematiche delle aziende anche attraverso la capacità di porre in essere processi di ristrutturazione, processi di discontinuità aziendale, attraverso un pochino le tecniche che la finanza aziendale mette a disposizione, e che abbia una conoscenza del modus operandi di banche, advisor, intermediari finanziari, proprio per poter correttamente interagire sia sul fronte interno in azienda col massimo decisore aziendale, sia con intermediari e professionisti del mondo finanziario che in qualche modo normalmente interagiscono con le aziende. Cosa mi può dire invece in termini di iter di ammissione o di requisiti obbligatori minimi da possedere?
Sì, allora noi innanzitutto verifichiamo che vi sia il rispetto dei requisiti minimi, anche perché noi come da Bocconi facciamo parte di un network accreditato a livello internazionale. Il diploma che noi rilasciamo di Executive Master in Corporate Finance and Banking è accreditato, è riconosciuto a livello internazionale, quindi vogliamo veramente rispettare tutte quelle che sono le procedure e gli standard che in questo momento sono vigenti presso le migliori business school del mondo. Da questo punto di vista noi prevediamo un processo di selezione che si snoda attraverso intanto una prima submission dell'application che il potenziale candidato effettuerà. Questo darà diritto al candidato di effettuare un colloquio con la direzione del master. Sono colloqui sostanzialmente orientativi che hanno lo scopo di verificare il possesso dei requisiti e di verificare quella che è la coerenza tra gli obiettivi e le attese del potenziale candidato e le caratteristiche del nostro programma. In caso di esito positivo dei colloqui di selezione con la direzione, verrà formalmente poi comunicata la possibilità di essere ammessi al programma stesso. Normalmente, visto che la deadline per l'invio delle application è il 30 giugno, normalmente nel mese di luglio viene chiuso il processo di selezione per poter già a settembre cominciare con l'aula formata e costituita tutto il percorso e il programma del master. Diamo allora a tutti appuntamento per l'edizione 2012. Esatto, che sarà la settima edizione del master. Perfetto, la ringrazio, professor Capizzi. Benissimo, buonasera a tutti.